Salve gente, sono Jack, Tech della Pisa, siamo su Dark Souls 3. Dopo l'ultimo video sono stato un po' diciamo, ad allenarmi, a passare un po' di tempo, a provare altre armi, ho fatto un po' di esperimenti. E qui all'altare del vincolo, all'esterno, appena usciti sulla sinistra, dove diciamo c'è il cane, ci sono delle lapidi e una spada appoggiata a una tomba, e dove avevamo trovato il tizio depresso, che ci aveva parlato una volta, ho trovato questo scudo. Ora non so se il tizio sia morto e ci ha lasciato questo scudo. Comunque, ho trovato questo scudo, l'ho preso. Ho altri punti, altre anime, quindi le utilizziamo per salire di livello. Continuando ad aumentare la fede, visto che il nostro obiettivo è di poter utilizzare nuove potenti magie. E adesso ci spostiamo per andare nella zona dove probabilmente troveremo il boss della cattedrale. Ho trovato questo segno di evocazione, Felix, uno spirito oscuro. Non è che forse mi attacca? Ah, ma non è che è un tizio che potrebbe giocare con me? No, cos'è? Boh, ha funzionato o non ha funzionato? E ora? Eh sì, ma io mi spavento. È quello. Posso. Ah, è per combattere. Cazzo di fa. Boh. Ok, ragazzi, secondo me ci ammazza. Dobbiamo combattere? Ma perché? Portatore dell'abbraccio, ma è un giocatore come me. Le rollate che fa sembrano abbastanza. Sì. Cioè, rispetto, non lo so, a me forse la linea è migliore. Ok, ha finito un po' di stamina. Cazzo. Merda, devo stare attento. Ho sbagliato tasto perché ho modificato il punto in cui ho la magia. Non gli faccio nulla con la magia. Eh sì, ma sono crepato. Maledizione, che cazzo faccio? Allora. Cambia pure arma, è in gamba. Allora, il mio scudo però è ottimo. Cazzo, via. No, sono morto. Vabbè. Quindi i segni oscuri evocano dei giocatori che con cui combattere. Che cazzo lo sapevo? Boh, io ero abbastanza confuso, non ho attaccato per niente. Più che altro mi sono limitato ad osservarlo. E vabbè, pazienza, ma. E le nostre anime sono qua. Che comunque non erano molte. Ma. E lui essendo qua possiamo. Possiamo chiamarlo di nuovo. Boh, riproviamo. Ok, è stato evocato. Questa. Non so perché non posso usare la brace. Quindi adesso non solo combatteremo contro di lui, ma avremo anche meno energia. Ma poi perché compare sempre da lì? E fa di nuovo quel segno. Ok, va bene, vediamo se questa volta andrà meglio. Aspettiamo che compia un'azione. Allora, dopo che attacca schiva. Ora schiva. Ecco, no! Sì. Vabbè, avevamo indovinato. Abbiamo capito come agisce, diciamo. Riproviamo. Sì. Dai, schiva.
Vedete, non è sempre buono, bisogna variare, diciamo, il modo di giocare. Attacca e poi schiva, si spaventa. Dai, attacca. Ora schiva. No, questa volta è stato furbo. Sì. No, cazzo. Ma il lag però è una cosa terribile. Comunque lui ci fa molto male. Quali altre armi? Non ho molte armi a disposizione. Forse ha resistenza contro il fuoco con quella. Cazzo, prende da lontano. Merda. Siamo morti di nuovo. Non l'abbiamo beccato. Voleva fare il figo. Volevo provare a fare una serie di rollate e backstabbarlo. No! Forse ce la stavamo per fare. Ma a cosa serve? Magari lui sta guadagnando delle braccia sconfiggendomi? Non ne ho idea. Cioè io il PvP in questo gioco non l'ho capito per niente. Dobbiamo andare dal boss, ma stiamo perdendo tempo a giocare contro di questo, ma è divertente, a me piace. Ecco il rumore dell'evocazione. Compare sempre da lì, quindi diciamo il punto di spawn è sempre lo stesso. Non lo so io come funziona. Il lag è una cosa terribile. No, pensavo di averlo beccato. Cioè, con questo lag come cazzo si fa a giocare? Le armi lunghe sono ottime perché in realtà colpiscono anche più lontano. Ah, potevo approfittarne in quel momento. Vabbè, però io faccio abbastanza male se colpisco duro. Magari posso provare a fare una trappola. Ecco, tipo così. Meglio le spazzate a una mano. Ho più probabilità di colpirlo. Via. Ok. Però se vado troppo esagerato, provo a perriarmi. Allora, quella cosa non ho idea di come si possa perriare. Quindi non mi sembra il caso. Boh, proviamo a usare l'astuzia. Astuzia il cazzo. Mamma mia. Però questo è un punto, eccolo qua, la spada. Esatto, quella era l'animazione del Perry, solo che non è andata a segno. Ok, dovrebbe essere senza stamina. Cazzo, ma che maledizione. Il lag è una cosa veramente, veramente bruttissima. L'abbiamo ucciso. Ok, praticamente siamo 2 a 1 per lui. E quindi? Ho ottenuto qualcosa? Ah, ho ottenuto un po' di anime, mi sembra. Un altro segno. Boh, proviamo. Tra l'altro siamo senza energia, meglio curarci almeno. Ok, abbiamo evocato un altro spirito scuro. Boh, questa è la zona delle lotte. I più grandi dilemmi di questo gioco, come funziona il PvP. Se ne sapete di più, state vedendo questo video, per favore, datemi qualche spiegazione.
Sinceramente non mi va di andarle a cercare in internet. Cioè, mi cerco volentieri l'utilità di un oggetto, ma l'utilità del PvP, cazzo. Ah, eccolo. Eccolo qua. E quindi ora dobbiamo fare un gesto. Facciamo un inchino. Ok. Bene. Che brutto. Bene, si parte. Si potenzia l'arma, noi lo osserviamo. Spada di oscurità. E il nostro scudo. No, è lo scudo di Lothric. Non ha resistenza elevata all'oscurità. Cazzo, questo è un problema. Però vabbè, la nostra spada di fuoco dovrebbe comunque fargli danno anche se para. Vediamo un po' come si comporta. Questo è più attento, è più cauto. Ah, vorrebbe parriarmi. Ok, dai. Fammi il parry. No! Oh mio Dio! Sì, ma questo è fortissimo. Cazzo, aiuto! Fuga! Cioè, guardate quanto danno mi ha fatto. Però anch'io gli ho fatto molto male. Cioè, per beccare con un backstab, no? In una cosa simile, dove c'è un lag assurdo, devi essere proprio abile. Non mi sto giustificando. Sto cercando di magari far capire a chi vede che è nella mia stessa condizione. Come funziona questa cosa qua? Wow, è stato bravo. Chissà se anch'io riuscirò a fare un backstab a qualcuno. Riecco qua, Felix. Che in genere viene da questa parte. In genere, ma poi l'altra volta l'altro spirito oscuro è arrivato di qua. Non ci capisco un cavolo. Ehi là, caro amico. Portatore della brace. Bene, a noi due. Vieni qua. Proviamo a usare pelle ferrea? Pelle ferrea funziona abbastanza bene, a quanto pare. No, aiuto! Cazzo! Dannate sedi di merda. Maledizione. A questo punto non conviene più usare pelle ferrea. Una buona strategia è quella di scappare e spingere l'avversario ad attaccarti. Ce l'avevo quasi fatta, lo stavo per fregare. Dai. Ok. L'abbiamo sconfitto nonostante avesse la brace. Quindi gli abbiamo fregato la brace, giusto? 16. No, neanche. Ma che cazzo serve il PvP? Va bene, siamo a parità contro lo spirito oscuro Felix. Questa volta il video lo chiudo veramente e ci vediamo nel prossimo in cui andiamo verso il boss. Saluti da Catena Pisa.